In centinaia sono scesi in piazza a Kuala Lumpur per chiedere l'arresto di un membro del governo ufficialmente ancora senza nome che, secondo gli inquirenti americani, avrebbe intascato 700 milioni di dollari provenienti da un fondo di investimento statale. Fonti accreditate hanno rivelato alla stampa che l'anonimo membro del governo sarebbe il premier Razak, che continua a respingere ogni accusa. Vogliamo un'inchiesta ufficiale, ce n'è bisogno, questa storia va avanti da troppo, vogliamo che la persona coinvolta in questa rapina vergognosa si dimetta e che sia messa in galera in nome della giustizia. Penso che ancora niente sia cambiato, i cambiamenti non avvengono nell'immediato, quindi non prendiamoci in giro, le cose non cambiano così rapidamente. Il cambiamento più visibile è vedere così tanti malesi in piazza. A supportare i manifestanti ci sono tutti i partiti di opposizione e diversi gruppi di attivisti, tra cui il movimento Bershi, che in malesiano significa pulito.